altri, dove andate? Ecco come ti trattano. Beh, autorità la tua, eh. Zitto, non parlare. Già, ma che cosa ho in casa io, un uomo? Un ruminante, oh. Mai una parola, mai neppure un grazie per tutto quello che faccio, mai. Sai chi ci voleva te? Una moglie come la Giorgia. Le donne più sono sporcone, più sono fortunate. Bell'ambiente di porci quello dei tuoi amici. Sai cosa bisognerebbe fare? Come a Vicenza, un comitato per la salvaguardia della moralità pubblica. Impiccarvi tutti, passami il caffè. Ah, sono stata alla Castellan per la mia cistifellia. El mega ordinà 4.500 lire di medicine. A parte che non so proprio come si possa fidarsi di un medico che ride sempre. Comunque, sempre meglio di un sepolcro imbiancato come te. Tu non lo prendi? E perché? E invece sì, guarda, lo prendi. Già sei mezzo rimbambito, almeno ti sveglia un po'. Perché fai quella faccia? Non te va? No, 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 dillo che non te va. Villano, tu maleducato. Anzi, dillo direttamente alla serva. Teresa? Teresa? No, 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 dove vai? Vieni qua, diglielo in faccia. Teresa, il signore dice che il caffè era pessimo. Occupato. Fa presto, devo uscire. Esci a quest'ora? Se esce vuol dire che il permesso gliel'ho dato io. A te avverto, Teresa se ne va per colpa tua. Sì, sì, dice che la serva non la vuol fare più. E il suo amico sa che va a far piaia. Bocca mia tasi. Così la potrai rivedere la sera lungo le mura. Tanto se quelle dove che va ben partì. Oh, Cristina che ha bisogno di una scatola dei compassi. Papà. E poi ti avverto che sono rimasta senza soldi. È tornata dopo mezzanotte, se non le dici niente tu che sei il padre. Buonasera, signorina Milena. E lei, ragioniere, e mi aveva quasi spaventata. Mi dispiace. Passavo di qua per caso, l'ho vista e mi sono detto: oh, guarda la signorina Milena. Magari le fa piacere se l'accompagno. No, grazie, non si disturba. Ah, nessun disturbo. Ho qua la macchina, in 5 minuti l'accompagno. Beh, grazie, se proprio insiste. Ah, no, non è questa, l'ho lasciata qua vicino. Vado a prenderla. Vado il giorno. Lei starà pensando, come mai il ragioniere non parla? No, no, mi piace l'uomo taciturno. Eppure è soltanto la mia bocca che tace, ma penso. È questo forse che mi fa sembrare un essere chiuso in se stesso, uno scontroso. Non si denigri, ragioniere, non si denigri. Grazie.
sa cosa penso? No. Penso a lei. Ma cosa dice, ragioniere? Milena, la notte non dormo. Troppi caffè, ragioniere, che io dico sempre. Non scherzi, la prego. Milena, sono innamorato di lei. Ragioniere, io conosco la sua signora, è tanto distinta, e viene sempre a mangiare le paste da noi. Non me ne parli, per piacere. Posso almeno sperare, Milena? Ma cosa dice, ragioniere? No, Milena, non pianga, forse l'offesa. Io non volevo. No, non volevo. No, sei offesa, sei orgasmo, grazie. Forse sono troppo vecchio per lei. No, l'età non conta, sì. Se è vero amore. Allora, è perché sono legato a un'altra donna? No, neanche questo importa. Se è vero amore? Forse c'è qualcun altro. No, al momento non c'è nessuno. Ma allora perché? Perché non voglio illudermi, ecco. Voi uomini sposati venite solo per divertirvi. Per voi la donna è un trastullo. No, Milena, non lo dica. Milena, io la amo. Lei mi ama, Milena. Ma non lo so, non saprei, forse. Col tempo. Ma perché mentire a me stessa? Sì, ragionier bisigato, io...